sta di fuori. Faccio finta quello che sta là fuori. Ma dillo dopo, è sempre. Non lo puoi dire più. Serie B, il campionato degli italiani. In due partite Marco Sansovini ha infiammato nuovamente Pescara Sportiva. Dopo il gran gol con il Catania si è ripetuto a Chiavari una cinquina che ha permesso ai biancoazzurri di entrare in zona playoff. Buonasera dallo studio di TV6, benvenuto a un nuovo numero di replay. Due partite all'Adriatico, domani sera con il Crotone e sabato con il Vicenza, potrebbero cambiare il volto di questo campionato e probabilmente anche le ambizioni dei biancoazzurri di Marco Baroni. I nostri ospiti, William Carosella, buonasera William, ben ritrovato, buonasera, direttore di Tele9, ciao William, ben rivisto. Al suo fianco abbiamo il direttore sportivo Guido Colangelo, buonasera Guido, buonasera, ben rivisto buonasera. Anche a te. Buonasera. Ritroviamo direttore sportivo, allenatore, ha fatto un po' tutto, no, Guido. Anche magazziniere. Anche il direttore sportivo, team manager, tutto ha fatto. Ritroviamo con piacere l'editore di Radio Parsifal e Radio California, Luciano Marrone. Buonasera Luciano, ben buonasera, rivisto. Enrico. Qui alla mia sinistra il nostro compagno di viaggio Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. E poi ritroviamo la voce di Radio Parsifal di Radio California, Luca Teseo. Buonasera, ciao Enrico, Luca. Buonasera, ciao, a tutti. Buonasera. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, subito i numeri per interagire con noi, il numero telefonico 0859300020 per prenotarvi oppure per scrivere sms al 392-623-7060. Ovviamente è un lunedì particolare perché è un lunedì di vigilia per la Serie B, però in campo per la Serie A c'è il big match tra Roma e Juventus, gara iniziata da pochi secondi e poi interesserà soprattutto a Francesco Di Francesco in studio, si sta giocando anche in Lega Pro un posticipo tra Reggiana e Sant'Arcangelo, parziale di 0-0 dopo 18 minuti di gioco. A te. Grazie Andrea, ovviamente ci aggiornerai su questi posticipi, insomma Sanso, Vini Doc, Francesco ti piace? Però andiamo a salutare Valerio De Carlo di Stella, redazione di Forza Pescara. Buonasera Valerio. Buonasera Enrico, un saluto a te, ai tuoi ospiti, a tutti i telespettatori di TV6, agli utenti di ForzaPescara.com. Siamo in streaming sul portale dei tifosi biancazzurri. Come sempre tu nel corso della trasmissione ci darai la linea per leggere un po' gli umori dei nostri tifosi, che sicuramente dopo la vittoria di Catania, quella di Chiavari contro la Virtus Entella, hanno ritrovato un po' di entusiasmo. Poi magari approfondiremo anche un po' gli umori di questi tifosi che quando si vince stentano un po' a commentare, ecco, diciamo, cioè, così ci sono meno per commenti. Usare ci... sono meno commenti perché da criticare c'è poco vista la grande prestazione di Chiavari. È solo un portale per criticare. Beh, no, non è solamente, però ce ne sono tanti che trovano terreno adatto soprattutto quando si perde. Grazie Valerio. William, sì. Che succede adesso? Adesso non lo so che cosa possa succedere, perché fino a due settimane fa eravamo depressi per una sconfitta meritata, io direi, contro il Latina, per aver dato luogo a una prestazione sicuramente insufficiente. Noi eravamo fermi, loro avevano un agonismo, diciamo, incredibile. Poi c'è stata la partita contro il Catania. Il Catania penso che possa anche avere la, diciamo, la disgrazia di già sorride Francesco perché chissà chi ha in mente di retrocedere, chissà chi ha in mente. Mi mette un'allegria da sempre, da quando lo conosco, sì. William, una serenità. Poi tra l'altro adesso poco fa mi ricordava gli anni che ha. Che c'entrano gli anni? Porca miseria, 77 anni, guardatelo come sta.
Come che ne sai? Stai benissimo, come vuoi stare? Stai che non si vede, stai benissimo, soprattutto di capoccio, che è importante. Vabbè, di capoccio, vabbè. Io ho l'esempio di mia suocera che ha 98 vabbè, anni. Vabbè, adesso non parliamo di fatti privati. No, sì, perché è una cosa pubblica, la suocera fa piacere. Quindi, e quindi praticamente non so che cosa succederà, perché... Peraltro io non faccio l'allenatore, quindi non capisco molto di calcio, però ho potuto notare che con il 4-3-3 incominciato da luglio non abbiamo raccolto molto. Poi c'è stato il suggerimento a Baroni da parte e la necessità impellente di fare il risultato a Brescia, e Baroni era spacciato perché a 10 minuti alla fine noi perdevamo. Dopodiché Melchiorri si è improvvisato. Sì, però ci sono stati ancora alti e bassi. Sì, alti e bassi. Dopodiché col 4-4-2 abbiamo fatto sicuramente meglio. Però io non lo so, forse mi sbaglio, ma credo che quel modulo sia più adatto fuori casa, e i risultati lo dicono, che non in casa, quando arriva un Avellino che si schiaffa tutto dentro l'area di rigore. Adesso, l'allenatore adesso raccoglieremo 4, tutti 10, i vostri commenti, poi parlerà l'allenatore, sì, però. Continua a giocare a 4 dietro, Pasquato, che è l'unico che tirava da fuori area, non lo fa entrare per punizione a Vercelli. Però facciamo una premessa, perché quando quindi, c'era da criticare Marco Baroni, lo abbiamo fatto tutti, sì, con estrema... correttezza, così come con estrema correttezza dobbiamo dare i meriti all'allenatore per come sta adesso riuscendo la squadra. Altrimenti... Scusa, permetti un attimo. Quindi è la vittoria secondo di Baroni? Secondo me i meriti dell'allenatore sono pochi. Come sono pochi? Sì, sono pochi, perché questa squadra gioca per conto proprio con... e le individualità che sono straordinarie. La squadra come gioca per conto proprio? Dai. Senti, guarda, io allora a Latina. A quale squadra gioca per conto proprio? A Latina gioca Bruno, poi si fa male e entra il titolare, che è il ragazzo di 18 anni. Selasi. Sì. Perché non gioca Selasi e gioca Bruno? Cioè, la formazione, infatti lì era stato criticato, allora, però quando la squadra rende... ma ho capito, però era un po' era anche semplice mettere Selasi, che aveva fatto bene fino allora. Quindi tu non dai meriti a Baroni. Ti dirò di più, che Selasi ha dato equilibrio alla squadra. A centrocampo Selasi ha dato equilibrio che non avevamo prima. Sì, è tutto giusto quello che dici tu. Aspetta, poi c'è adesso, stata anche l'esplosione di Sansovini. Concludo. Sì, vedi, quando uno nasce fortunato, perché quella è la fortuna nostra, perché quando le cose vanno male con Maniero viene criticato, quando vince ci hanno tirato su in un periodo veramente negativo. E adesso c'è questa resurrezione, perché lì praticamente Sansovini non è che abbia fatto molto. Oh, ma non ha fatto molto. Quando giocava con Lentella. Adesso invece è tornato il Sansovini, che io è straordinario, guarda, ha fatto il primo gol da campione. Subito, dai, per cui concludo, fammi concludere. Per cui dico che la partita in casa la dobbiamo fare noi, non come il Catania, che me lo dà a giocare a viso aperto. Dopo parliamo delle due partite. Un dito come alla scuola, che due era per andare al bagno, io al bagno non ci devo andare. Perché c'è la prostata? No, ho detto non ci devo andare. A scuola alzi il dito e il professore dice: puoi parlare. Abbiamo tanti argomenti. Sì, molto velocemente. Intanto non mi sento di non dare i giusti meriti a Baroni, quando abbiamo criticato Baroni per tante settimane. Quali? Questi si è ottenuto due risultati. Se prima il direttore d'orchestra non era bravo, adesso è buono. Fermi, sai come ti rispondo molto velocemente? Sì. Alla prima tua affermazione, io posso volendo essere d'accordo in parte su quello che hai detto. Dove non sono d'accordo quando dici il 4-4-2 fuori casa va bene, in casa arriva l'Avellino e si mette là. Ieri sera forse tu non hai visto Real Madrid. Villarreal Guido, abbi pazienza, perché prima parlano loro, poi tu fai la sintesi. Come sono cose, quello male no. Ieri sera il Real Madrid ha continuato a giocare con quattro difensori, nonostante l'avversario pensava solo a difendersi. Sì, com'è? Non vi trovate d'accordo. Voglio completare il tuo messaggio. Sì, completare,
Vuoi completare il tuo messaggio? Ho detto semplicemente questo e far capire a lui che è troppo comodo dire che il 4-4-2 fuori casa va bene, in casa non va bene perché hai pareggiato con l'Avellino, che poi te l'hai pareggiato con una squadra che sta terzo, quarto in classifica. Mi fai una cortesia, mi dici perché era colpevole Baroni quando non facevamo risultati, eravamo veramente sull'orlo del perché baratro? Per esempio, i risultati, quello che si vedeva in campo era evidentissimo che aveva sbagliato formazione. L'ultimo esempio l'hai fatto tu nel non far giocare Selasi e far giocare Bruno nella prima partita, di mettere, come si chiama il centrante, quello che abbiamo preso noi a Natale, Pettinari, Pettinari, e poi non giocò male. La partita dopo di colpo non lo mise e fece giocare, quindi una continuità di formazione. Esatto. Allora, no, ok, sì, Francesco, non sta può posto, essere sta che posto fino così. A due partite velocemente tu fino a due partite fa. No, io quando si è trattato di dare, di criticare aspramente Baroni, infatti io ho detto per settimane Baroni va esonerato. Sì, tu dici che i mezzi, ma non sto dicendo dove prenderli, capite, in queste come due sarebbe partite? Non sai dove prenderli, quindi quando una squadra di questa hanno vinto per conto loro. Questa è la squadra, queste due partite, delle individualità straordinarie. Melchiorre, siamo d'accordo, ma Melchiorre è stato quello che ha vinto la partita insieme a Maniero. Allora, Luca Teseo, perché prima partiamo dalla voce, dopo arriviamo all'editore, le tue idee sono più vicine a quelle di William o di Francesco? No, un po' più vicine a quelle di Francesco. Diciamo che secondo me Baroni è un po' vittima di se stesso, dai tentativi che ha fatto. No, questo è un bel complimento. No, è un po' vittima, no, perché ne ha fatti di tentativi, ad iniziare dal presentarsi col 4-3-3 a Pescara, che sappiamo tutti che lo possono fare in pochi, no? Forse due persone, tre se torniamo indietro fino a Catuzzi. Però gli esperimenti che ha fatto sono stati tante volte di necessità, ha fatto virtù e gli sono andati bene. Adesso però io non sottovaluterei un'altra cosa che forse passa sotto traccia. Grazie. Ma mi chiama che mi fa le interviste dalla televisione, mi fa impazzire. Oh, non ho detto che ho detto un segreto. È per telefono. Non lo potevo dire, vabbè, non ho detto niente. Cancello quello che ho detto. Luca, scusa. No, dicevo un elemento fondamentale, perché si è sempre detto che questo il gruppo era unito e noi non abbiamo motivi per pensare il contrario. Questo è un merito. Però aspetta, sono arrivati due elementi che sono proprio Gessa e Sansovini, che secondo me l'hanno cementato ancora di più. Lo spogliatoio. Molto importante. Assolutamente. Sì. Quindi, ma non dopo 10 giorni. Dopo 10 giorni. Sono 3 giorni. Quando arrivi, io penso che gli altri della rosa lo sanno che Sansovini cosa ha fatto, a Pescara. Idem Gessa. Quindi secondo me il momento, toccando ferro, è favorevole. Allora tu, vedete, questo è uno spaccato del calcio, perché ognuno dà una versione diversa all'evolversi. No, no, all'evolversi di una situazione, no? Però nessuno sta mettendo in evidenza le prodezze di questo giocatore che arriva a 35 anni, che si chiama Marco Sansovini, e che in 180 minuti, tu sei stato, Luciano, a mettere subito in evidenza. Voglio dire anch'io una cosa. Subito, Luciano Marrone. Perché... Allora, Sansovini ha sempre fatto gol, sia a Pescara che dopo Pescara, ha fatto il giro di qualche... cioè, ha giocato a Entella, Spezia, ha fatto sempre gol. Adesso non so a chi è venuto in mente di riprendere Sansovini, però ha fatto bingo praticamente a richiamare Sansovini, perché in una settimana, in 7 giorni dal gol al 95esimo che ha portato 3 punti a Pescara quando abbiamo giocato in casa. Col Catania sotto la pioggia. Un tiro, vabbè, quello è fortuna. Qui stiamo vedendo i gol di Chiavari. Però 3 gol a Entella non è fortuna, è un giocatore che fa gol e ci sa fare. Meriti. Quindi... Poi l'assist per Biarra ha richiamato Sansovini, perché adesso abbiamo già dimenticato Maniero, che io tanto decantavo, piaceva. Sì, andiamo caldo, quindi il problema Maniero è finito. Sansovini già ha fatto dimenticare la storia di Maniero. Ma scusate, problema Maniero cancellato. Ma si diceva da parte di tutti che Maniero praticamente doveva essere sostituito con un giocatore bello robusto, uno di sfondamento, un vero centravanti, per dar modo a Melchiorre, tutti quanti. Chi l'ha detto? Rispondi, di giocare in contropiede pur di Francesco. No, si cercava una prima punta. Sì, ho capito, ma la punta, capite, tipo Maniero.
Adesso invece lo fa Sansovini. Che significa? Adesso faccio ragione. Come ragioni tu? Che la società è stata brava. Un sacco di corbellerie. No, questo può essere pure vero. Che la società è stata brava nel capire che prendere, come diceva lui, nel prendere a volo l'occasione di poter riportare Sansovini, e non è detto, bravo, e non è detto, quindi complimenti anche alla società, e non è detto che si debba giocare per forza con un giocatore che si muove ai limiti dell'area, anche dentro l'area, come il Melchiorre, e con un centravanti, no, di peso, come le solite cose. È ovvio che demeriti e meriti, no, devono sempre essere evidenziati, perché così come la società, il Melchiorri che arriva in estate detto, e poi è passato in secondo piano l'acquisto, sì, di Melchiorri, che poi è un giocatore che oggi senza rigori sarebbe in testa alla classifica dei cannonieri. Certo. Sansovini non ci ha pensato nessuno, ci pensa il Pescara. E per quello sto dicendo, ma non ho quale secondo piano, il secondo piano, per quello sto dicendo, complimenti alla società. È stato criticato. Quindi Luciano, tu ritieni che Sansovini sia stata la svolta? Beh, io per adesso sì. In questo momento, beh, speriamo che non si guasta col crescere tutti quanti, no? In queste ultime due partite ho visto 50 sfumature biancazzurre. Sì. Non le posso dire 50 sfumature, però ne diciamo alcune. Cioè, con Sansovini abbiamo indovinato il sostituto di Maniero. Con la vittoria di 5-2 di domenica abbiamo preso i punti su Carpi, Livorno. Tutte. Quelli davanti a Bologna, Pescara, no? Bologna, Avellino e Lanciano. Siamo entrati direttamente adesso in zona playoff. Oggi guardavo la classifica, non ritrovavo il Pescara, dove stava sopra. Cioè, adesso è fondamentale non guastarsi. Adesso crescere. Sentiamo l'allenatore cosa scusa, dice, ci mancherebbe. Con tutto il rispetto per le vostre impressioni, però l'uomo di calcio è Guido Colangelo, che abbiamo sentito qualche settimana fa, non ricordo dopo quale partita, però le cose non andavano per il verso giusto. Anzi, tu avevi detto il campionato si deciderà a aprile, marzo-aprile. Però queste due partite possono dare un indirizzo importante. Queste partite sì. Però quello che io vorrei sottolineare... Cosa è cambiato? Ecco, ti chiedo, cosa è cambiato? Cosa è cambiato? La dimostrazione che Sansovini ha risolto il problema del Pescara è la dimostrazione per cui parlavo con Francesco, che il calcio non è un fatto di numeri, perché secondo anche William, quello che si pensava tutti, anch'io l'ho detto, no? Dissi che ci voleva un centravanti, un attaccante di peso. Io feci l'esempio di Sforzini, cioè uno forte che possa appoggiare. È arrivato l'opposto. Quindi, è arrivato l'opposto. Arrivando all'opposto hanno risolto i problemi del Pescara. Quindi vuol dire che i numeri. Per adesso, sono stati risolti ormai i problemi. Se no, Baroni l'avrebbero già cacciato, quindi avremmo perso un altro anno ancora, un casino. Quindi io penso invece ci vogliono, come sempre ho affermato, i giocatori volenterosi, vogliosi e gente con determinazione, gente che porti in campo, che siano dei conduttori, della gente, a parte tecnicamente, perché qua si parla sempre di tecnica, di tattica, di numeri, invece è un trascinatore, ci vuole la personalità. Quello che noi sempre abbiamo detto... No, a Pescara sono da diversi anni che manca quel giocatore, quell'allenatore in campo, quello che sprona, quello che inutile. Poi noi abbiamo avuto mille esempi, cari amici miei, insomma, no, di allenatori che adesso vanno fortissimo, ma a Pescara hanno fatto niente, ma non perché non sono bravi o no, ma perché evidentemente anche l'ambiente, anche il modo di risolvere certi problemi, il modo di accostarsi, guarda che per fare una squadra forte ci vuole. Ci dà uno spunto. La squadra. All'inizio del campionato la formazione del Pescara era completamente diversa da questa, perché in difesa giocavano Pucino a destra, Pesoli al centro, Grillo a sinistra, a centrocampo c'era Appel, c'era Lazzari, in attacco c'era Maniero e c'era Pasquato. Cioè in pochi mesi Baroni ha rivoluzionato tutta la squadra, quindi ha avuto dei meriti comunque, prima per collaudare un organico, comunque, scusa, poi per collaudarne un altro, quindi in pochi mesi. Ti potrei dire, ne erano 30, ci è voluto più tempo a trovare il bandolo della matassa, che poi il bandolo della matassa, allora come dice lui... Io non sono per niente d'accordo sul fatto che un allenatore debba avere 30 giocatori. Questo è un altro tipo di discorso. Esatto, e quindi un attenuante per Baroni, 30 giocatori. Luciano, Luca, voi potete intervenire quando volete, non aspettate me. Altri giocatori.
giocatori che vengono messi sono in panchina, oggi giocano, domani giocano. Io so che ha saputo gestire, gli va dato atto che ha saputo gestire, certo, questa cosa, il gioco e lo spettacolo ne ha risentito, e quindi a Pescara quando non giochi e non dai spettacolo la gente si lamenta, giustamente. È un attenuante per Baroni, però sì, sono d'accordo, è un attenuante. Cominciò a 30 giocatori. Non è un attenuante, l'ha voluto lui. Ma l'ha voluto lui? No, fermati. Scusa, lui ha sempre detto rischiare di avere un ambiente completamente spaccato. Aveva due giocatori per ruolo. Uno per volta, uno per volta. Più due, 24. Scusa, Francesco. Prego. Dopo vengo da voi, che siete più tranquilli. Una cosa molto ampia. Perché lui ha sostenuto e ha detto dall'inizio che preferisce una rosa ampia. Sì, due per ogni ruolo. Per cui, e poi, diciamo, perché lui fa giocare un po' tutti a rotazione. Questo, secondo me, a livello, scusa, tu fai l'allenatore, mi dici i meccanismi vanno a farsi friggere, perché una squadra titolare, Zeman, quando Insigne non andava bene, dice io Insigne non lo cambio. Gioca Insigne. Vabbè, Zeman comunque ha fatto solo 11 gol in più di Baroni, Ma chi che l'ha fatto lui? No, dico come squadra, non è che era questa macchina 11 gol in più e basta, non è. Ma tu me lo stai a dire? Voi paragonare il calciatore di 58, i numeri sono numeri. Scusa, 58 gol Zeman, 47 gol il Pescara di Baroni, quindi non è che c'è questa grossa differenza. Comunque io penso questi che sono numeri. Anche un fatto sconfitto. No, siccome stai parlando di attaccanti, di gol. No, e chi ha parlato di gol? No, ho parlato Guido, di gol Berlini, scusa, era Zeman con una squadra che stava andando in quel modo, sì, e lo diceva Zeman con tutto il rispetto di Baroni, che è una persona eccezionale, però era una scommessa, era tutta una scommessa questa squadra. Ma ce l'ha la formazione di Zeman, tu te la ricordi? Assolutamente sì. Oh, la formazione di quest'anno, mi dici qual è la formazione? Quella delle ultime due partite, devo essere onesto, ha ragione. Delle ultime due partite. Antonio De Leonardis si comincia a ricordare la formazione. Allora, io sono d'accordo con voi. No. Sugli errori fatti, sugli errori commessi da Baroni siamo un po' tutti d'accordo, però adesso diamogli dei meriti, no? Ma come sarebbe Luciano? Ma chi stiamo scherzando? Tu l'hai sempre difeso nei momenti più difficili, figuriamoci. Io sempre il mister. Mica sempre si difende l'allenatore. Il Pescara negli ultimi due anni ha fatto bene. L'anno scorso, nel girone di andata, eravamo secondi. E poi il problema è non farsi calare le brache con il Crotone. Pensare poi ci pensiamo una bella partita. Crotone ci pensiamo. Non ti preoccupare. Adesso quest'anno l'anno scorso difendevi pure Marino, quindi peccato che Marino ha perso quei 5-6 partite di fila a gennaio e febbraio, chi è? Quella fine là, Marino, l'anno scorso. Perché ce lo siamo scordati di questi tempi. Abbiamo iniziato il giorno di ritorno perdendo tutte le partite, cioè là, non so che è successo. Ma io voglio chiedere a Luciano, però, che è più tranquillo di voi. Infatti, questo allenatore non tranquillo, subite pure un po' di come si chiama? Con il tempo è riuscito a trovare il bandolo della matassa. Io ho notato che anche il nostro presidente ha sempre difeso pure quando si perdeva il mister. Ma non perché gli stava simpatico, perché credeva in questo mister. Io ci credo. Aspetta, quest'anno dici? Quest'anno. Dopo Latina c'è stata un'affermazione Oddo livello di Francesco. Il mister. Invece quella il è stata letta. Il mister non si muove. Quella è stata letta. Allora, per chiudere, no, scusami, Guido, per dire Luciano una cosa Guido. Che aveva detto Guido, il mister Guido qua, di la motivazione, no? Ma noi non dimentichiamo però che prima di Sansovini c'era Maniero. Sì. È un super motivatore, gli hanno dato una voce. Io parlo con Maniero, scusa. Maniero, che gli hanno dato una fascia da capitano e in campo era un allenatore e una motivazione ce l'aveva. Perciò ci è dispiaciuto quando è andato via a Catania, perché era l'unico che combatteva. Però già si è dimenticato quello che ha fatto. Questo poi Guido, è un'altra cosa. Io invece penso un'altra cosa. Francesco, senti Francesco, Guido, mi senti? Dopo mi ascolti? Gesù, non riesci a sentire? No, dopo non segui. Per esempio. Forza, da almeno 30 anni. Allora, io per esempio. Ho detto che tengo male là, bro. Ma che le so? Allora, io penso che Baroni sia stato bravissimo. Quando è che sei sposato? Dai, prima la suocera, adesso non tempo si è sposato. Per un riferimento alla suocera, per una domanda che è pertinente. Il allora, giudice qui direbbe la domanda è pertinente. Allora ti voglio dire che Baroni, io per esempio ho una grande stima di questo allenatore,
anche perché ha avuto il coraggio, e qui nessuno ne parla. Ha avuto il coraggio? Ha avuto il coraggio con il Catania. Quando è entrato Sansovini, sì, ne abbiamo lo, già stadio, lo stadio si è ammutolito, sì, sì, ed è stato un casino. Cioè, io mi sarei. Era l'unica scelta che poteva fare. No. Ok, secondo lui sì. Ma lui ha avuto una forza d'animo incredibile. Io in quel caso non l'ho qualsiasi allenatore non lo avrebbe fatto. Non avrebbe tolto Melchiorre. Togliere Melchiorre e mettere Sansovini, come ha fatto per esempio la prima giornata, come diceva Luciano, con Pettinari, perché l'ha fatto con Pettinari, evidentemente ha provato, non gli è piaciuto, l'ha messo un po' in naftalina. Però mettere Sansovini, che non è che ha fatto il fenomeno nelle partite, ma non tanto per Sansovini, no, ma scusa, Melchiorre ha fatto delle cose indicibili negli ultimi 10 minuti prima di essere, facciamo completare qui, però siccome il fiore l'occhiello del Pescara Calcio, Melchiorre non avrebbe tolto nessuno, lui ha avuto il coraggio, ha ragione. Questo gli dà merito, è una riflessione, e vuol dire perfetta. Perché se non sia mai non vincevamo quella partita, lui avrebbe perso il posto sicuro, sì. E quindi lui ha avuto che quello si è mangiato un minuto prima del gol di Sansovini, quello ho capito, ma lo stavi vedendo tu lo stesso, ma se allora 5.000 persone hanno fischiato, no, ci sarà, ce ne no 5.000 la tribuna fischiata, la curva no, perché si è visto che Melchiorre era in debito d'ossigeno, è vero, e quindi doveva essere sostituito, però la riflessione di Guido, l'allenatore sta a parlare, c'è quello con carattere, ce ne stavano un altro e sei, un altro e sei ce ne stavano, allora siete prevenuti, la riflessione siete prevenuti, no, io ti voglio bene, ma ne mangio un danno, la riflessione di Guido è perfetta, la riflessione di Guido, ma no, perché è perfetta, perché è vero. Sono d'accordo con lui, 9 allenatori su 10 non avrebbero fatto quel cambio, avrebbero messo Sansovini e avrebbero tenuto magari ugualmente Melchiorre. Come William è un intenditore di calcio, lo sappiamo, grazie, da decenni, sì. Lui sa bene che se Barone continua su questa scelta di risultati cambierà anche il giudizio, perché è normale che adesso ci vogliono delle controprove per i risultati. Ma certo, io per esempio, scusa, perché Barone non è mai piaciuto a questa platea, però se la squadra continuerà a giocare così, io per esempio, come a Chiavari, una cosa che io gli posso contestare in maniera diciamo delicata, nel senso che all'allenatore, a Barone, ecco, per esempio, se lui dice che vuol fare il turnover, ecco, lì sono d'accordo con lui. Adesso una partita, dopo ne parliamo di queste due partite, perché perfetto, dobbiamo restare all'attualità. Ecco, Baroni su Sansovini, sentiamo cosa ci dice. L'attualità è anche Crotone, perché si gioca domani, però cerchiamo di accelerare. Come sentire Baroni su Sansovini, fa impazzire. Mi fa piacere, ma questo solo perché io ritengo che Marco sia un attaccante centrale, abbia in questo momento fatto anche dei percorsi, no, nella sua carriera, dove gli hanno permesso di arricchire il suo bagaglio tecnico e affinare anche alcune situazioni da attaccante vero, insomma, ecco, quindi noi l'abbiamo preso, io l'ho voluto con questo, proprio per questi presupposti, no, e quindi adesso lui ha fatto due partite importanti, ecco, la cosa importante è che deve continuare così, perché poi è un atteggiamento che è volitivo, è contagioso, no? E quindi quando vedi un giocatore come lui che corre con l'entusiasmo di un ragazzo, credo che questo sia il migliore esempio che si possa dare. Allora, Luciano, Guido e Luca, che avete parlato di meno, è stato Barone a volere Sansovini, anche se c'è stata subito diamogli questo merito. No, beh, c'è stato Repetto che lo ha contattato, certo. E Barone ha detto mi va benissimo, quindi merito anche di aver dato fiducia a questa operazione. Perché lui aveva già trovato quella coppia come d'attacco piegarlo, con Melchiorre e Maniero, allora ha pensato che forse Sansovini potesse essere un sostituto naturale di Maniero. Però vorrei dire al mister un attimino, se sta guardando la trasmissione,
di sorridere un po' di più, di essere un po' più, vabbè, più sereno, più tranquillo. È importante che faccia sorridere serio, noi, è possibile, no? È vero, senza troppo triste, non puoi essere sempre triste. E vuol dire che devo dire altra cosa a favore di Baroni. È altamente professionale, perché io venerdì pomeriggio all'aeroporto di Pescara ho visto Baroni che stava al telefono e non è che sorrideva, era una cosa serena, un sorriso, gli brillavano gli occhi, stava parlando al telefono, tanto che mi sono incontrato, con Federica Rogato e gli ho detto: Federico, ho visto Baroni che sorride, Azzarola sa pure sorridere, e giustamente no, per rispondere a lui e per sdrammatizzare, no, tutto quello ha sottolineato che abbiamo detto sul Baroni, c'era, ma che c'era un disegno tattico per l'inserimento di Sansovini, no? Risponde Guido? No, Luciano l'ha detto, quindi sei d'accordo? Io tengo la paura che non vinciamo quello grossetto, su come inserire Sansovini, come impiegare Sansovini era già stato tutto studiato, no? Io non ci credo, assolutamente, è un caso. Per l'amor di Dio, no, no. A caso. Poteva essere utilizzato in corso di partita, Sansovini secondo me l'hanno preso perché poteva essere utile anche allo spogliatoio, ma non il sostituto di Maniero. Ma non è vero, non è possibile, dai, su. Si è parlato di hanno preso un giocatore esperto, hanno preso un giocatore, hanno preso, come giustamente adesso, diceva lui, un giocatore di personalità che quindi all'interno della squadra può essere utile anche. Ma allora pettinare, che l'hanno preso a fare? Perché l'hanno preso? Noi c'avevamo un Pasquato anche, perché pettinare? Pettinari era quello perché sono andati via di Sob Manin. Da sì, Silva Pettinari l'hanno preso per sostituire Benissimo. Maniero e Sansovini fai così sì, con la testa, sono d'accordo, è più vicino Pettinari a Maniero, però quando parlano gli altri tu li devi ascoltare, sono d'accordo con te. Pettinari l'hanno preso per sostituire Maniero, Sansovini per completare il tutto, e dopo Sansovini è andato a 5 anni, ormai non ci puoi puntare. Ma che ho detto? Ma secondo me ci dobbiamo arrabbiare perché le cose stanno andando bene. Il problema guarda, che ne so io, lo sto dicendo pure io, ci capisco niente, Matteo. Piuttosto io dico una cosa, io sono felice per la società perché ne hanno dette di tutti i colori nei confronti di tutti gli elementi della società. Io credo che veramente dobbiamo ringraziarli questi, dai, su, che poi alla fine hanno sempre ragione loro, nel senso che i risultati stanno venendo e siamo in zona playoff. Vabbè, ma ormai William si paga ancora lo sconto di quelle scelte della Serie A, sì, però il problema sbagliare. È che qua a Pescara vogliamo subito i playoff e la però Serie A, ti vorrei magari ricordare i playoff li perdi, che quando siamo andati in Serie A in società mica decidevano solo Sebastiano o gli Annascoli come avviene adesso, cioè decidevano in 10-15 se non sbaglio, ed è molto più difficile poi il post Zeman, cioè. Però restiamo a queste varianti che ci sono state. C'è stata l'esplosione di Selasi a centrocampo perché ormai è diventato un perno del settore nevralgico del campo, e oggi Baroni ha sottolineato sì le imprese di Melchiorri, perché questo è un giocatore che era a digiuno di gol, si è sbloccato a chiave, ha sottolineato i meriti di Melchiorri, di Selasi e di Zuparic, giocatore che si è sempre sacrificato anche in altri ruoli e ora è diventato insieme a Salamo indispensabile. Andiamo a sentire Baroni, Francesco. Devi dire di sì, andiamo a sentire Baroni, dopo andiamo. Anche se questo ragazzo devo veramente fare i complimenti perché mi sta sorprendendo con la semplicità e la personalità con cui lui gioca, e imprescindibile. E mi viene da dire che giocargli vicino si gioca anche bene, quindi in questo momento se lo è meritato, però abbiamo dei giocatori in rampa di lancio perché stanno bene, quindi ci sarà occasione per metterli dentro. Per un allenatore è doloroso quando non può disporre o deve lasciare fuori un giocatore avversario, perché intanto si allena dal primo giorno che io ci siamo visti in maniera esemplare. Lo metti a centrocampo, lo metti in difesa, lo metti un po' da tutte le parti, lui è sempre presente, quindi è rientrato, ha fatto bene e mi è sembrato giusto, ecco, premiarlo al di là della indisponibilità di Fornasieri. Anche Raffaele può ricoprire quel ruolo, però in questo momento Dario ha fatto veramente delle prove importanti. Guarda, io Federico ho sempre cercato di alleggerirlo perché
perché a volte non bisogna ridurre tutto a una realizzazione di una rete, no? Lui è sempre stato, ha sempre dato un apporto alla squadra importante, anche quando non ha fatto grandi prestazioni, ha preso un rigore, ha preso un palo, sa sempre nella gara ritagliarsi, quindi sicuramente la rete gli servirà, perché serve a qualsiasi attaccante, quindi servirà anche a lui, però deve continuare a lavorare come sta facendo, solo in questa maniera, senza eccessive pressioni, perché non le deve avere. L'unico che deve avere pressioni qua sono io, loro meglio che stiano sereni, tranquilli. Quindi Francesco, di queste dichiarazioni qual è la più interessante? D'accordo su tutte. Vabbè, la più... Vogliamo svelare? Vogliamo svelare i nostri cari telespettatori? No, perché non l'hai ascoltato. Perché stavamo parlando... No, vabbè, ha detto che è doloroso lasciare fuori ovviamente chi non gioca, l'utilizzo di Zuma, Melchiorri, Selasi, però... Sul fatto che lui abbia sempre tenuto un gruppo compatto, però c'è anche questo da dire, è discutibile. Allora c'è anche da dire che l'esplosione di Selasi avviene sotto la gestione di Baroni, e quindi non va dimenticato, perché quando il giocatore... Sì, però c'è l'altra faccia della medaglia, che il tante volte lui ha giocato a benissimo, infatti quello arrivava a dire, tante volte lui non l'ha fatto giocare, quando le cose vanno bene si dimentica tutto o quasi. Quindi adesso è bravo Baroni, è bravo la società, e come ricordava William giustamente, ci si dimentica tutte le critiche alla società, le scelte, 8 acquisti, 8 cessioni a gennaio, 18 acquisti e 19 cessioni speciali, quelle andate a prendere i soldi da qua. Tutte le squadre hanno quasi cambiato gli allenatori, quelle che sono state impelagate nei bassi fondi della classifica. Pescara è rimasta un po' un'isola felice per il tecnico sotto questo aspetto, no? Anche lo scorso anno, prima di esonerare Marino, porca miseria, hanno dovuto aspettare sei sconfitte consecutive. C'è anche questo merito di dare equilibrio, anche se secondo me, Enrico, eravamo appunto dalla dichiarazione famosa di Sebastiani su Odd, eravamo arrivati a lì, ma già a Brescia c'era il primo campanello d'allarme. Però c'è un motivo importante: l'anno scorso non c'era diciamo quell'affetto nei riguardi dell'allenatore. C'era un po' di distacco, Mascara, che addirittura Mascara William, sei fuori con stato, Marino, scusa, litiga con Marino, il Mascara, i giocatori, la piazza, come spogliatoio, i giocatori non erano Mascara voluto da Marino, quest'anno comandò a quel paese meritatamente, perché Baroni è un signore, è una persona tranquilla, Marino, che non si fa nemici, Marino era un così po' parla del rapporto con i giocatori, allora quest'anno io a Brescia, dopo che Baroni era andato via a 10 minuti dalla fine, quando Melchiorri ha fatto quelle due o tre azioni, gol e poi il rigore, Maniero rigore, sono andati ad abbracciare l'allenatore. Ecco, però quanti. Guido, per esempio, quindi non è molto d'accordo sul fatto questo, che bisogna essere signore con parte i giocatori, no? Cioè, sì, certo. Marino, non lo so l'impegno. Cioè, non è che è quello l'aspetto importante. No, io penso invece che... Però tu, per esempio, non lo eri molto. No, secondo me io penso il contrario invece. Però esiste poi sempre un rapporto di rispetto reciproco, certo, chiaramente. E, perché, come diceva lui, Mascara l'anno scorso che manda qui al suo paese l'allenatore, ma quello doveva, tu l'avresti andare, mandato doveva via. Andare via su, ma direttamente, ma in mutandine sul traghetto. E quindi voglio dire, io penso che Baroni invece, a parte, ma sotto l'aspetto, io non capisco poi perché questo allenatore non è stato amato per niente, anche questo non è amato a Pescara, cioè è stato da lanciare, ma lui guarda che al Pescara, voglio dire, ha avuto una grande chance di venire a Pescara, ha scelto questa situazione, tant'è vero che lo odiano, scusami, anche a Lanciano. Perché lui era sotto contratto, lui ha dovuto pagare qualcosa per rescindere il suo contratto e venire ad allenare. E perché? Per il rispetto che ha avuto per la piazza, perlomeno di Pescara. Ma evidentemente. È una piazza più grande. Sai cosa si rimprovera? Non saper osare tante volte. Ma non saper osare vuol dire anche un fatto. Giocare impaurito, così come si dice allo stadio. Ma guarda, il problema. No, prima che lo dice William, ma lo dico io. Che cosa gli si rimprovera? Non dimentichiamo. Torniamo appena due partite fa. Perché, come ha ricordato lui, dopo Latina ci sono state le prime dichiarazioni forti
e non aggiungo altro, nei confronti di Baroni da parte del presidente. Se con il Catania sbracca, come c'entra? Poteva succedere? Ho capito, che c'entra questo? No, però le dichiarazioni forti non ci sono state da parte della squadra. Non ha avuto mai un'identità. Hai fatto una domanda? Perché sì. Non è stato amato? Non è stato amato perché non arrivavano i risultati e perché una volta non c'era Giovanni, una volta Nicola. Non è stato rispettato dall'inizio questo allenatore, non è stato accettato. No, quanto mai? No, all'inizio no. In alcuni tratti del campionato, un atteggiamento. Non è stato accolto con chiamiamolo così, perché tante non è stato volte accolto con l'entusiasmo con il quale era stato accolto Marino. Però, se mi permetti, con tutto il rispetto per Baroni, la carriera di Marino è un dandinello. Uso un eufemismo, migliore di quello non di sono d'accordo, perché Marino qui ha fatto schifo, ha fatto sto dicendo pena. Quando è arrivato, quindi voglio dire là lui ci ascolta qua. Marino, ma problema, perché... amico mio, no. Abbiamo rincontro amico mio, tu ma capi quando parlo, io ti parlo, no? Io parlo italiano, se non ti metto a parlare in dialetto come capisci meglio. Ti sto dicendo come è stato accolto, lascia perdere poi non cosa ha fatto Marino qua. Marino fu accolto trionfalmente, sì, non ce lo dimentichiamo, ma Baroni è stato accolto come Luciano, quindi Baroni può far ricredere un po' questa piazza. Non è vero, non sono d'accordo. È stato preso proprio per portare il Pescara in alto, non perché Pescara aveva molte ambizioni di salire, e quindi ha preso un allenatore giusto. Io dal primo momento l'ho detto, Baroni è bravo, lasciamolo lavorare perché sa. Però tu sei un tipo tranquillo, non tutti no, come è così. Ma a me mi dà sì, no, perché le come quelli che dicono alla fine si fanno i processi. Non ho capito. Ma hai fatto processi alla fine? Lui si fa di volta in volta il processo. L'allenatore perché se tu che... sbagli, giocatore sbaglia, se un qualsiasi elemento della bravo. Squadra quindi oggi bravo. Fa perdere il Pescara, per me bisogna processarlo subito. Sei forte. Luciano, completa il tuo discorso. Io dicevo che lui fa l'allenamento a porte chiuse e questo gli si non è piaciuto, un po'. Non ci piace, non piace a nessuno. Non fa giocare Pasquato e manco quello. Però adesso che si vince, vedrà che però molti si ricrederanno. Ha ragione, quindi dobbiamo lasciarlo lavorare con tranquillità. Capito, sa cosa deve fare. Capito. Lasciamo se lavorare. Non fa giocare Pasquato, sì, fa bene. Ma chi gli impedisce di lavorare? Per l'amor di Dio. Va bene, andiamo in pubblicità, ma poi torneremo in studio perché dobbiamo parlare. Dimmi. Niente. Dimmi, Francesco. Pubblicità. Vuoi sentire già Drago? No. C'è anche l'intervista a Drago del Crotone, di Marino del Vicenza. Sentiamo Drago, Marino. Adesso ci saranno i messaggi dei tifosi. Tutti. E Andrea, intanto... Roma-Juventus. Siamo sempre sullo 0-0, sono trascorsi circa 40 minuti, poche occasioni, gara piuttosto equilibrata e neanche tanto invece bella. Il posticipo della 0-0 Lega anche per la partita che interessa a Francesco, Reggiana Sant'Arcangelo 0-0 appunto, finito primo tempo. Umore dei tifosi, come dopo ci darai anche i messaggi tuoi Andrea, oltre a quelli di Valerio. Beh, se vuoi sapere l'umore dei tifosi, grande felicità per il comportamento della squadra, in particolare di Sansovini osannato. Qualcuno però ricorda che questa è la stessa società che ha scaricato, tra virgolette, Sansovini nell'estate che portava alla Serie A. Beh, allora un altro spunto per Francesco che si sta agitando, tra poco, dopo la pubblicità. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19.
dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Ore 21.49, rientriamo in diretta. Allora, per coloro che poi vorranno riseguire la trasmissione in replica, ricordiamo che dopo la mezzanotte ci sarà nuovamente la rubrica di replay, anzi al termine. Vi ricordo anche che ci sarà la trasmissione con il direttore Alfredo Giovannozzi, che questa sera avrà ospite il senatore Razzi e Germano D'Aurelio Duccio, per chi lo conosce così. Dopo lo sentiremo ad Acropolis con Alfredo Giovannozzi. Luciano, poi parleremo di Radio California, che ha cambiato veste, senza parole il nuovo slogan, così come senza parole ci sta facendo restare Sansovini. Andrea Costantini dalla regia, i primi messaggi. Intanto fine primo tempo a Roma, 0-0 tra Roma e Juventus. Brutta partita, Andrea? Brutta partita? Beh, finora pochissime emozioni, davvero molto molto poche. Forza ragazzi, non distraiamoci, battiamo il crotone, regalateci un'altra emozione all'Adriatico. Finora sono state poche in casa. Avanti.
Quando non posso seguire il Grande Pescara in trasferta, ascolto la radiocronica di Enrico Rocchi, essendo contrario alle pay TV. Beh, l'urlo del grandissimo Enrico quando segna il Pescara è inimitabile. Luca Teseo ne sa qualcosa perché è in regia. Si diletta. Comunque grazie. Su Radio California, ricordiamo. Si diletta nel rimontare le sue radiocroniche. Andiamo avanti. Non capisco se i punti che abbiamo e i gol che segniamo dipendono dal talento o ci sono anche dei meriti di Baroni. Secondo voi ci sono? Sì. Comunque tutti allo stadio domani e forza Pescara. Avanti. Magico Sindaco, riportaci in Serie A. A proposito, perché non parlate ancora di Maniero e dello strepitoso campionato del Catania? Avanti. Dopo lo chiediamo a Luca Teseo. Giusto parlare di Sansovini, Melchiori, eccetera, ma che dire di Politano? Gioca a tutta e le gioca tutte. Grandissimo. Avanti. Salve, il Pescara a Chiavari ha fatto una bella partita e domani saranno altri 3 punti con il Crotone. Ci pensa il nostro Sindaco Sansogol. Ancora un ultimo messaggio per questa tranche. Le grandi squadre sono fortissime in casa, dobbiamo migliorare a Pescara, se no non andiamo da nessuna parte. E per piacere, contratto a vita per il Sindaco. A te. Allora, prendo spunto da qualche messaggio. Ad esempio, Politano, William, è stato il giocatore sempre schierato, si sacrifica molto in questa posizione, e quindi un elemento quasi indispensabile per il gioco di Baroni. No, per il Pescara, per questo tipo di gioco anche. Che un giocatore è quello che ha giocato di più, ha dato sempre, non si è mai fatto trovare impreparato, nel senso che ha dato sempre continuità alle sue prestazioni, e io faccio un applauso a Politano come faccio un applauso a Bjarnason per l'impegno che ha profuso in queste, nel girone di ritorno, perché nel girone di andata probabilmente Luciano e Guido, però in mente la Serie A. Un tifoso ha sottolineato, se si vuole andare lontano, scusami, mi dispiace, questo lo devo dire, mi dispiace per Pasquato, che è un ragazzo sicuramente, un bravo ragazzo, responsabile di un atto veramente riprovevole, quello di lasciare la squadra in 10. Ha sbagliato, quindi ha sbagliato, però avrà il suo però, spazio. Allora però mi chiedo, perché ha sbagliato? Perché è così nervoso? Già perché so dove si vuoi sente arrivare. Sempre sotto esame? Perché? Perché non vinco tanto milioni a Superenalotto? No, c'è la spiegazione. Dopo diciamola subito. Finita la colpa. Poi te lo spiego. Pure il gesto di Pasquale, la colpa è di Baroni. Ho detto questo? La tua domanda è subito. Allora, perché? Ma sei tu cattivo. Dopo ve lo spiego. Ah, va bene. Luca, comunque, hai letto il tifo. Che hai le pad? Massimo, ma come hai l'iPad? Maurizio da qui. Maurizio da qui in regia è bravissimo. Sì. Stavo rivedendo una cosa su. Come si chiama questo? L'iPad o tablet? In una trasmissione però di anni fa. Che Darbotti. Non confondiamo. Salutiamo l'amico Fernando. Saluti a Darbotti. Qui c'è malato William Carosello. Sta parlando uno. Sono 5 minuti che il regista di una trasmissione di 20 anni fa. Sempre su questo, il suo pubblico. E non mi posso vedere io quando avevo ancora 4 capelli. Allora, un tifoso ha sottolineato, Luciano e Guido, che se il Pescara deve andare lontano, all'Adriatico deve farsi rispettare, però. Va bene, però l'importante è fare punti in trasferta, se vuoi fare un campionato di alta classifica. È più importante per me vincere fuori casa, cioè è importante tutte e due, no? Non è che non bisogna vincere in casa, però se vinci fuori casa ci sono i presupposti per fare un campionato ad alto Guido. Livello. Ma io penso che adesso il Pescara si è acquisito anche una mentalità diversa, un'autostima soprattutto, penso che debba cambiare anche regime, anche modo di giocare in casa, e quindi io sono convinto che adesso verranno risultati positivi. Anche perché la svolta c'è stata con il Catania, quel secondo tempo con il Catania, certo. Anche un po' galvanizzato il pubblico, mai come in quell'occasione il pubblico ha incoraggiato la squadra. Certamente, sì. Infatti. E questo deve essere un fatto molto positivo per la squadra che è in campo e che raccoglie certe situazioni molto positive. Luca, hai sentito quel tifoso che diceva Maniero a Catania? Io con Maniero simpaticamente e calcisticamente parlando ce l'ho, simpaticamente. Perché a lui ho dato un consiglio anche su Facebook, adesso se vuoi te lo rifaccio da capo, perché non si va a Catania dopo 5 minuti
si dichiara amore, l'elefantino, eccetera. Quindi, siccome Maniero ha detto, caro Frangiano, ma Maniero ha detto che a lui gli serviva una squadra che gli garantiva subito la Serie A. Allora, questa è la classifica, faccio vedere la telecamera. A Maniero suggerisco, vedi, la freccia è sul Catania, suggerisco di prendere la classifica, di ribaltarla ed è subito Serie A. Quindi. Un ma saluto a Riccardo. Luciano, ma fa sempre così in radio, Luca. Sì, sempre ironico, sempre. Ma buono, bravissimo. Mimo di Sara. No, Valerio, ci sei? Valerio De Carlis da forzapescara.com. Ci siamo sempre sul pezzo. Vi giro un paio di osservazioni dal nostro portale. La prima è sempre di Gianni Bledi che chiede: Gessa in prestito perché fu venduto l'anno dal Cesena per un certo Colucci. Non c'è la faccetta, l'emoticon. Dove si tira lo schiaffo in testa e dice in che modalità è in prestito. Sansovini invece è nostro, vero? Penso di sì. Intanto su Sansovini qualcuno aveva nel messaggio di Andrea Costantini proposto un contratto a vita. Sono contento. D'accordo. No, poi sono d'accordo. Valerio, c'è qualcos'altro? Ti leggo l'ultimo, così ti ridò la linea. Dice: a sentire la trasmissione sembra che tutti i problemi siano spariti. Lo dicevano pure dopo Trapani e Livorno. Mica tenete i piedi per terra. Sansovini ci mancava davvero, ma a dire che lui ha risolto i problemi, beh, dai. Cioè, come per William, dire, sei d'accordo? Bravissimo. Luciano? I problemi non sono stati tutti risolti, però fammi sentire Luciano, Francesco, scusa. Pescara ha vinto a febbraio due partite di fila, questo significa che abbiamo ottime chance per farci un campionato. Adesso se dico che arriviamo secondi magari mi criticheranno, però... Secondi? Secondi. Noi però registriamo. Nei playoff ci saremo sicuro, l'abbiamo già detto. E adesso, visto che non abbiamo aspettato aprile per iniziare a giocare, abbiamo iniziato due mesi prima, ma qualcosa succederà. Scusa, io invece vorrei fare un'altra domanda. Vorrei chiedere, ma il tifoso, oggi come oggi, dopo questa bella chance, che cosa si aspettava? Cioè, adesso i problemi, quali sono i problemi del Pescara Calcio? Infatti. Cioè, sta in zona playoff. Probabilmente speriamo di continuare questa scia positiva. E quindi oggi come oggi, di cosa ci lamentiamo? Il miglior attacco della Serie B. No, chi è stato morso dal serpente ha paura della lucertola, capito? Capisci? Che posso rispondere, Bruno? La gente di Pescara ne ha subite troppe. E allora sta sempre sul chi vive, perché posso... durante sì, ma un telespettatore che aveva ragione invita a restare è un messaggio positivo, no? Attenzione, certo. Restiamo con i piedi per terra, perché dopo quelle due partite Trapani e il Pescara poi ha sbandato di nuovo, quindi c'è la paura già domani con il Crotone, perché con il Vicenza sabato. Vicenza, quindi queste due partite in casa possono veramente indirizzare il campionato. È ovvio che ti possono indirizzare diversamente se tu le vinci tutte e due, ma è la più importante è quella di domani, perché domani giochi con l'ultimo in classifica, che è vero che ha vinto con il Livorno, è vero che ha dato segnali di ripresa, ma sempre l'ultimo in classifica sta. Dire un'altra cosa importante, è brutto vedere lo stadio, perché poi tutte le piazze sono uguali, no? Però è brutto vedere lo stadio con 3.000 spettatori. Domani ci vorrebbe una risposta un po' di Pescara Sportiva, certo. Un po' più. Sì, però la vera risposta forse ci sarà sabato, se domani vinci con il Crotone, sabato con la Vicenza. Allora, per forza, la gente vuole vincere. La gente si stufa, la gente faceva freddo. Vabbè, col Catania faceva freddo, però nelle altre partite non faceva freddo. Chi è tifoso sfida tutto, no? Ma guardi che i tifosi ci sono pochi. Sono pochi. Gli altri sono tutti sportivi. Quelli della tribuna, quelli dei distinti. Gli occasionali, come dicevo, quelli sono occasionali. Ancora Baroni, l'ultimo pezzo della conferenza stampa di oggi, perché ha detto aspettiamo prima di parlare di playoff. Sei d'accordo, Francesco? Sì. Che stai seguendo adesso? Niente, una cosa non ci sto capendo, non riesco a capire che sto a vedere. In questa ipotesi. No, io come ho detto ai ragazzi, no, l'obiettivo è chiaro che ognuno di noi deve avere sempre un obiettivo importante, l'ho sempre detto, è ben visibile, no? Poi ci sarà anche il tempo, no, per dargli un peso maggiore, ma in questo momento dobbiamo ancora vivere di gara in gara, perché le insidie sono tante
Come avete detto voi, noi stiamo cercando anche una continuità. Vedo che tutti, e vi spiego, tutti parlano di 50 punti, no? Dobbiamo fare 50 punti, lo dice anche il Carpi. Facciamo 50 punti, no, loro li hanno già fatti, lo dicevano fino a qualche settimana fa. Perché diciamo questo? Perché nel calcio è molto facile perdere l'obiettivo e distrarsi. Io in questo momento non voglio distrazione, io in questo momento non voglio fare proclami, ci sarà il momento. Io voglio assolutamente andare in campo ogni gara a ritrovare una squadra che è in continua crescita. E so che questa crescita, scusami, mi porterà sicuramente a fare qualcosa di importante. No. È molto facile, dice Baroni, perdere l'obiettivo. Guardiamo in faccia la realtà, quindi concentriamoci su queste due partite, no Guido? Certamente. Io ho una... Tu temi più quella di domani col Crotone o sabato con il Vicenza? Io temo, io c'ha ragione Francesco questa volta, temo, sono d'accordo con lui. Solo questa volta? Temo, sì, pochissime volte, sono anni, infatti. Sì. Faresti la partita di domani? Io no, assolutamente no. Io ne parlavamo prima. No, io ho letto perché probabilmente lui vorrebbe farlo, a parte al limite io lo farei la sabato col Vicenza, però col Vicenza se poi togli una squadra che speriamo col che vince Vicenza domani, martedì, poi sabato, ma anche perché io sono convinto che non, è, 80, non ce n'è bisogno 30, di tutta questa situazione di questo scimmiottamento tra la Champions, Serie A, campionati, cioè una volta che si fanno tre partite una settimana si fanno io, l'unica fanno. Cosa io l'unica cosa che non approvo, che non mi piace, è che cambia troppo spesso formazione, questo sì, sono d'accordo. Esatto, ma è una se critica lui, che se lui crea ecco, e continua con lo zoccolo duro di questa, ecco, e sappiamo, come dicevi tu anche prima, che sta la formazione, cominciamo a capire, e uno del portiere, terzino, no, allora comincia a essere positivo la storia. Ma non ci sono motivi. Andrea, per ha cambiato formazione. Qualcosa nei posticipi? Sì, 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 in Lega Pro la Reggiana è in vantaggio sul Sant'Arcangelo, gol di Ruopolo, sarà contento Francesco, immagino. Allora, Roma-Juventus è rinziato. Roma-Juventus siamo ancora all'intervallo. Ancora all'intervallo. Allora, abbiamo mezz'ora di trasmissione. Adesso andiamo a sentire il tecnico del momento, che è Pasquale Marino, perché Marino ha vinto 6 partite di fila. Sabato sarà il prossimo avversario del Pescara, domani affronterà il Lanciano. Marino, qualcuno ha ancora nostalgia di questo allenatore a Pescara. Quindi andiamo a sentire il segreto di questo momento del Vicenza. Al di là di questo, c'è la grande soddisfazione tra i tifosi di avere una squadra che gioca bene. Questo credo che per lei sia un motivo di grande soddisfazione. Sì, sì, certamente sì, perché conosco l'unico modo per fare qualche risultato, è sempre il gioco. Attraverso il gioco si arriva a questo. Noi abbiamo la predisposizione a fare questo e i risultati ci stanno premiando. La strada intrapresa è quella giusta. E dobbiamo continuare, continuare significa non abbassare mai la tensione perché stiamo facendo bene, perché abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare a questa classifica e quello è un motivo importante per continuare, ecco, avere sempre l'umiltà giusta, la voglia di lottare insieme per cercare di ottenere più punti possibili. Immagino che l'umore in spogliatoio sia altissimo, lei adesso deve fare anche un po' il pompiere o vuole mantenere la carica dei suoi giocatori? No, non diciamo che non è che sia cambiato da una settimana all'altra, quei ragazzi hanno ottenuto diversi risultati positivi, però l'atteggiamento in campo è quello sempre lo stesso, ecco, la voglia di gente che lavora per migliorarsi, fra l'altro. Parlando dell'ultima partita non c'è stato praticamente il tempo di pensare troppo a quella vittoria, ma ci siamo subito ritrovati la mattina dopo per pensare a questa di domani sera con Lanciano, che è un'altra partita difficile. Allora Guido, Marino dice soltanto attraverso il bel gioco arrivano le vittorie, sei d'accordo? Io voglio chiedermi solamente una cosa. Sì. Ma questa scienza, lui l'anno scorso, dove è uscita fuori soprattutto questa bravura, questo però Marino è stato sempre un buon allenatore. Ho capito, però qui ha fatto pena, ha bucato, cioè ha fatto malissimo. Quindi
Io torno a ripetere che molte volte ci vuole l'ambiente giusto, perché un allenatore che un anno fa il fenomeno e l'anno dopo è un asino. Io, voi dovete ricordarmi quando Marino scendeva in campo l'anno scorso, la gente lo fischiava e diceva doveva scappare, doveva andare via di notte. Come mai adesso si cambia atteggiamento e diventa un fenomeno? Vabbè, questo Marino, Vicenza, caro, gli hanno chiesto soltanto la salvezza. E quindi, però io anche l'ho detto anche in una trasmissione, che Marino, forse insieme stavamo, dico, in una trasmissione, dicevo che se Marino trova l'ambiente giusto, gli va tutto bene ed è tutto tranquillo, è un bravo allenatore, ma se deve risolvere qualche piccolissimo problema Marino si perde. Quindi ci teniamo stretto Barone? Io penso di sì, perché in fondo io penso che Barone, sia stato bravissimo a superare un momento tragico del Pescara Calcio, perché eravamo in un momento veramente tragico, in un momento dove è difficilissimo gestire, come dicevamo anche prima, 30-32 giocatori. È stato bravo a mattare. William, sei d'accordo? Sì. No, non perché devi essere d'accordo. Cioè che... No, guarda, io voglio ricordare a Guido che Delio Rossi è un grande allenatore, sì, giusto? Sì. Beh. È venuto a Pescara, siamo retrocessi con Gelsi, Allegri. Il campionato più disastroso del Pescara. Ma è quello che diceva lui. È l'ambiente, a volte è l'annata strana. Quindi Barone è stato anche bravo a superare tutte le avversità. Voi sapevate che in alcuni casi c'è l'allenatore che ha dei problemi personali. No, scusa. Problemi di salute che possono incidere su un campionato. Chi aveva problemi di salute? Marino. Spesso può succedere che un allenatore abbia dei problemi. William, faccio la domanda. Quello non incide. Secondo voi non incide nel salute, se io ho dei problemi, che ho un familiare che sta male, ma non ce l'aveva Marino problemi di salute, ma chi sto dicendo Marino, può succedere nel panorama dei vecchio tifoso del Pescara Calcio. Allora mi devi dire l'allenatore che tu o che la piazza ha apprezzato negli ultimi 30 anni. Escludendo Galeone e Zeman, fatemi un buon nome. Lo so già, fatemi qualche nome. Quelli che hanno vinto, Ivo Iacone, Eusebio Di Francesco. Ma chi ne pensa? Di Francesco hanno cacciato a calci sul sedere da Pescara. Andò via lui a Lecce per l'opportunità della Serie A. Guido, per essere amato devi avere anche qualcosa in più. Non se lo ricorda nessuno. Galeone, il campionato di De Canio ce lo ricordiamo tutti. Anche quello di Delio Rossi. Fermi, qui c'ha ragione lui. Ricordiamoci l'anno di De Canio. Per una stagione io c'ero, non scherziamo che per una stagione intera il Pescara gioca male. Ma il 18 rigore d'Esposito ha fatto. Scusa un attimo, secondo te devo finire, perché sennò adesso lo stesso Zeman. Ma io mi meraviglio come tifoso del Pescara, c'è una mezza nazionale Zeman, che da parte nazionale, ma anche come comportamento, dove non ha vinto mai niente, dove è venuto a Pescara e l'hanno rigenerato. Hanno rifatto la respirazione bocca a bocca a Pescara. Per ringraziamenti è andato, per andare a guadagnare quattro standing ovation. Ti faccio una standing ovation, sono d'accordissimo con te. Questo qui è Boiano, ha cancellato il Boiano Calcio, lui è il figlio della cartina geografica del Cadafi. Sono d'accordissimo con te. Quindi a Pescara fa il fenomeno, stanno ancora a pensare a De Canio. Quella è stata una cosa gravissima, il Boiano. A De Canio, a Zeno. E non voglio di niente di quel comportamento di aveva mezza nazionale in campo, capito? Poi siamo c'è anche da dire, comunque, se ricordate che nel campionato di Zeman anche lui veniva criticato. Ma come no? Perché ci risiamo, l'ho detto, io dicevo che era monocord. L'ho detto per tantissime trasmissioni. Ma i tre fenomeni sono diventati. Però non dite sempre che c'aveva Immobile, Verratti
carte insigne. Perché quindi Immobile veniva, Immobile veniva da anonimato, due gol a Siena, Insigne non aveva fatto niente di che, Verratti all'inizio non lo schierava, l'ha inventato lui Verratti. Quindi per ogni allenatore questo devo dare difesa, questo c'è... gli devo dare atto, però poi si è comportato la critica della piazza totale. No Luciano, sono gli stessi quindi che cosa dire, che ogni allenatore riesce a mettere la squadra in campo. Scusami Francesco, e se Zeman ha scoperto il ruolo giusto a Verratti quest'anno, come c'è Selasi, bravo, prima hai detto questa c'è cosa, volevo dire proprio chissà cosa ha scoperto Melchiorre e Selasi, perché Selasi non può fare la stessa carriera di Verratti, no? Scusa, io vedendo giocare Melchiorre, anzi devo dire che Melchiorre è stato impiegato con notevole ritardo, perché già dalla prima partita non quando è arrivato valutazione. Ha giocato bene. Allora, entrava mezz'ora, Andrea, giocava bene. Andiamo in pubblicità, poi ripartiremo dai tuoi messaggi, sentiremo Drago e parleremo certo. anche di Radio California. Quindi pubblicità certo. e poi ripartiremo da te. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Valtour Sena Eurolines.
azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. minuti, prima di tornare da Andrea Costantini e da Valerio De Carolis, allora Luciano Marrone, tu sei l'editore di Radio Parsifal California, sei qui soprattutto per presentare questa nuova veste di Radio California, che è la radio che trasmette le partite del Pescara per il secondo anno consecutivo, già hai l'esperienza della promozione in Serie A con Parsifal nel 91-92. Sempre con Enrico Rocco. Però è una radio senza parole, cioè senza parole adesso ci sta facendo restare Sansovini, il Pescara. Come mai questo slogan? Senza parole dovremmo rimanere anche ascoltando Radio California. Questo, per farlo bisogna scaricarsi l'app gratuita sul telefonino per ascoltare la radio ovunque si vada. E in più sul sito california.it. Mentre stai mi stai rivolgendo a Francesco, che è tecnologico come me. E metti la musica in sottofondo e lavori al computer. Ecco, sta andando il e video. In che... macchina. Ecco, questo è lo spot. Avete cambiato un po' la veste di questa radio, musica di anni? Questo di dove è lo spot? La musica 70, 80 e 90, tutti i successi degli ultimi 40 anni, diciamo. Beh, è un bel lavoro cercare i successi. Stiamo lavorando per aggiustare. Rendere il giusto omaggio. Aspetta, tu non... Sì. Regia, possiamo rimettere gentilmente? Sì, ma questa rimettiamo. È la nostra agenzia di New York. Sì, ma lo spot. Agenzia di New York. Sì, ma rimettiamo lo spot, che me frega di New York. Sì, film New York, bravo. Ecco, facciamo la pubblicità a Radio California, senza parole. Anch'io, davanti a questo spot, resto senza parole. Che Dio le benedica. Guardate, senza parole, eccoci qua, io questo lo metterei 48 ore ogni 24, in continuazione. Luca, la scelta delle musiche spot, bravo. È complicato perché è un periodo abbastanza ampio. Sì, sempre... sì, prevalentemente per esempio gli anni 80 noi ci confrontiamo sempre, ci confrontiamo con gli ascoltatori anche tramite Facebook, consultiamo l'agenzia gemellata a Parsifal Media, che è la Icarus di New York, e salutiamo anche... nostro carissimo copy storico che è Mike Bianco, e quindi io credo che si può riassumere tutta California, perché durante la giornata noi siamo sempre un po' stressati, arrabbiati, la crisi, io mai. No, in generale, la crisi, sì, sì. Eccetera. Allora, questo è come mettere su California, è come andare in vacanza 5 minuti, quindi è una radio positiva, non ci sono problemi. E ti poi tira su, ti tira, ti tira su. Su. E poi, per anche 10, poi dipende da te. C'era Guido Marrone. Bravo! Io mi immagino che sto in vacanza a New Porto York. Le immagini sono di Porto Rico, Maurizio, è stato girato a Porto Rico. Agenzi, dai. Vedi, ecco la nostra app, vedi ecco la nostra app. Caro Maurizio, da qui, io ti voglio bene. Vai, chiedo scusa Enrico, però è bravissimo, stasera è una serata particolare. Vai di nuovo con lo spot per sì. Vai Maurizio, guarda, allora, viva Radio California. Poi c'è Guido Marrone di Parsifal Media, che ci ha seguito da Parigi domenica la Radio Cronaca, grazie all'app di grazie all'app sul telefonino, grazie. La Radio Cronaca in tutto il mondo. Sapete? Ops, guarda. Questo è Porto Rico. Insomma, pensate con questa radio di arrivare al successo di Parsifal, anche con un pubblico diverso. Purtroppo la formula di Radio Parsifal, che è una formula vincente, visto che siamo la radio leader da ormai 37 anni, leader come ascolti, certo. E quindi Radio California, per prendere un pubblico un po' più adulto, visto che Parsifal è un po' più un target giovane, con lo stesso formato di Parsifal crediamo di prendere un pubblico un po' più adulto. Speriamo che Francesco ci ascolti. Andrea, c'è la novità della Reggiana? Sì, 1-1, a Pareggio di Sant'Arcangelo con Obeng, che non è Obiang della Sampdoria, è Obeng del Sant'Arcangelo. Poi per Francesco, io ho appena scaricato l'app di Radio California, tu sei interessato ad altro, però niente, se lo vuoi vedere io mo che torno dietro, scarico pure io.
Sì, va bene. Buonasera. Valerio, Valerio, allora, siccome dobbiamo parlare di Pescara Crotone ancora un po', Valerio, non vedo Valerio De Carlis. Enrico, è stato espulso Toro Sidis dalla Roma per somma di ammonizioni. Provvedimento preso al 62esimo, Roma in 10. Risultato 0-0, Valerio, 0-0. Di corsa ci volevi Enrico, parlare di un'iniziativa di un tifoso? Enrico, sai cosa ti volevo dire? Che io al telefono stavo proprio venendo a chiedere, c'è un cugino di William Carosella che è in diretta, che mi ha detto che non lo sente, non lo vede da 40 anni. Enrico, gol della Juve. Un attimo che stanno arrivando 2000 notizie, non ho capito che è successo. Sì, Andrea. Ora gol della Juventus con Tevez, quindi Juventus in vantaggio a Roma, 1-0. Prego. Valerio, dicevi chi c'è al telefono? Al telefono, io infatti volevo chiedere se era possibile, perché mi ha chiesto gentilmente questo signore che si chiama Lino, sì, che è un cugino di William Carosella che non vede, non sente da 40 anni, sì, e mi ha chiesto se poteva intervenire per salutarlo. Ma certo, ma mandiamolo in diretta, è possibile, Maurizio? Io non so come gestire la cosa perché ce l'ho al telefono, non ho il recapito. Valerio, ce l'ho solamente in diretta. Adesso a livello tecnico, a livello tecnico spiegarti come fare, ci pensa Maurizio, aspetterà un giorno e mezzo. William, un attimo, questo è caramba che sorpresa stasera, esatto, che è? Proprio quello era, se non mi faccio lasciare un recapito non lo proviamo a richiamare. Che c'è Valerio? Se non mi faccio lasciare, riprendi la linea. Ma non lo so, chiedi a Maurizio da qui. Allora, chiedi a Maurizio da qui, allora, Pescara Crotone, no? Domani sera, uno fisso. Pescara Crotone. Un fisso sì. Il cugino è arrivato? Non so che è successo. Bellissimo, 2-0, Sanzovini, Melchior. Oh, allora, bellissimo. Maurizio, facciamo una cosa. Mandiamo in onda l'intervista a Drago del Crotone, così ci organizziamo a livello tecnico, perché non ho capito da dove chiama poi questo cugino. Valerio. Vado sulla Valerio. Nostra linea, sul 930020. Ah, quindi sicuro che sta qui. Non ne ho la più pallida. Allora, adesso glielo chiediamo, andiamo a sentire. Non sta qui. Non sta qui. Dov'è il tuo cugino? Ma se non mi vede da 40 anni, poi sta dietro la porta. Di dove è questo tuo cugino? Chi è? Ma chi è? Ma io ho un sacco di cugini. Allora, andiamo a sentire Drago, l'allenatore del Crotone, e poi sentiremo il cugino di qui. Non so dove. Che sorpresa. È un'altra partita importante da affrontare con la stessa determinazione. Sì, sicuramente vengono da un successo quindi molto altisonante, hanno vinto 5-2 contro l'Entella, però anche noi in questo momento stiamo raggiungendo una certa consapevolezza, anche se non mi piace dirlo perché veramente poi vengo sempre smentito, però dobbiamo avere questo tipo di determinazione, dobbiamo sapere che l'esce uscita deve essere il nostro fortino. Andremo a giocarcela anche a Pescara. Sicuramente, bisogna ringraziare la gente che nonostante la posizione di classifica ci crede come ci crede la squadra, ci aiuta. Avrei due squalificati, incontri e impegni ravvicinati, che fai poi di turnover in questa gara di Pescara? Ma sì, obiettivamente non ci ho pensato, ti devo dire la verità, adesso dobbiamo recuperare energie fisiche, mentali, è normale che non ci sarà Succiuri, entra Matute, non ci sarà Modesto, bisognerà valutare le condizioni di Martella e poi vediamo se c'è la possibilità di far rifiatare qualcuno, visto che ci sono tre partite nel tempo ravvicinato. Allora, 22-25 minuti, Colangelo Drago è un buon allenatore, poi veste Zeus, una marca certo, che tu conosci, quindi siete in famiglia. Però è un allenatore che era piaciuto anche al Pescara, lo aveva cercato in estate, lui per riconoscenza è rimasto al Crotone. Crotone che ha vinto questa partita con Livorno, quindi verrà molto, sarà una squadra molto caricata, a mille penso. Poi è un allenatore bravissimo, ecco la riconoscenza, ne parlavamo anche prima. Nonostante tantissime richieste che abbia ricevuto, non ha abbandonato chi gli ha dato la possibilità certo di diventare Guido, devo interrompere perché dalla regia mi dicono che forse c'è questo collegamento con un cugino di William. Maurizio, ci siamo? Pronto? Pronto? Buonasera, ma è una donna? No, io sono un uomo. Ah, chiedo scusa, non sentivamo bene. Buonasera, lei è il cugino di William Carosella? Gli dica sì, sono Nicola, Petaccia Nicola.
Nicolino, ecco. Nicolino, da dove chiama, signor Nicolino? Da Francavilla, adesso io abito. Come da Francavilla? Da Francavilla, vuoi chiamare da Francavilla? Dimmi, Lino, mi hai rivisto dopo 40 anni. Vigliacci, ma non è vero dopo 40 anni, 25, 30. Io pensavo che lei chiamasse, non so, dall'America, dall'Argentina, dal Venezuela, dopo 40 anni. Come mai non si è mai incontrato con William in 40 anni? Ma perché lui se n'è andato io sono stato 40 anni a Torino, ma sono rientrato. Ecco, è stato fuori, perché sennò Montesilvano e Francavilla sono vicine, non era. Vabbè, Lino, fatti dare il mio numero di telefono, domani ci sentiamo. Signor Lino, ma lei ha seguito la trasmissione, quindi lo ha riconosciuto a William dopo 40 anni. Ma come no? Ma come? Sì. Io sto in contatto con Franco, il fratello più piccolo. Ah, con Franco. Di continuo. La cosa in famiglia stasera. Ho capito. Mia suocera, la suocera sta bene, Lino ha ritrovato William. Saluti, grazie, Egizio. Grazie Lino. Fratello, allora, Egizio, salutami, Egizio. Egizio, buonasera. Lino. Valerio, c'era un tifoso invece che ha portato qualcosa a Sansovini oggi. Esattamente, più precisamente nella giornata di domenica, quando si sono allenati al Vestita, il nostro utente Zanni, e vado a ritrovare il post, ha consegnato proprio un'immagine, ovviamente in maniera gogliardica, possiamo dire, così vi leggo. Dice Sansovini. Sansovini. No, era diverso. No, era non diverso. È lui, non è Sansovini, è il cugino pure lui. Ci sono tante versioni della foto, però Sansovini. Zanni è quello che gli ha consegnato, e vi leggo il post che c'è sul nostro portale. Capito? Sansovini, l'hai capito? Esattamente. Sì. Santo. Stasera, come hai detto tu ormai, via. Per dicevi, fortuna Valerio? Che è finita la trasmissione. Dicevo, Zanni racconta sul nostro portale che è andato, vi leggo il post, oggi sono uscite diverse copie della immagine di Sansovini, ma l'originale è quella mia di ieri, quando sono arrivato al Vestina, Marco stava già dentro lo spogliatoio. Ce n'è un altro però, è quella, un attimo, Claudio, quella. Eccolo qui, Claudio, questa è l'originale. Sì. Esattamente. Va bene, poi ce n'è anche l'altra versione, quindi sempre santo è. Sempre santo. Sempre santo. Grazie a Zanni. Andrea Costantini, gli ultimi messaggi. Abbiamo le ultime cartucce da... Non abbiamo avuto spazio, tranne per il cugino di William, che dopo 40 anni. Le ultime cartucce da sparare, dal numero 8, indicazione per Maurizio, prego. Sì. Allora, solo chi porta la 42 è il sindaco della mia città. C'è solo un capitano e anche lui ha la 42. Ricordiamo che la maglia non la taglia. No, ma io spiego. Ah, tu fai fatto bene, perché ci puoi stare in chiamano, no? Avanti, allora. Complimenti al mister che con il suo lavoro pian piano si sta facendo apprezzare. Avanti. Capito, William? Una parola per Francesco, Milicevic. Aia. E adesso ci spiegherà perché. Aia. Avanti. Sì. Sansovini sindaco, ma questa città merita una società che non cerchi sempre il terno all'otto. Senza i soldi di Sky, Quintero e Verratti stavamo già come il Parma ed il segna, c'è troppo megalomanismo. D'altronde non mancano mai gli appunti banali, perché vabbè. Con Teseo Rocchi e Marrone sembra l'anno di Galeone. Grande rima. Questa è una bella rima, grande rima. Magari. Avanti. Viola, sicuro. Vorrei ricordare ai signori di studio che questa è la stessa società che si privò di Sansovini nell'anno della Serie A. Ancora? Sì, è vero. Mitico William, facci una preghiera per Sansovini da Roma, il protettore dei delfini. Ok, l'ultimo. William già l'ha fatta. Per l'ennesima volta ci troviamo a un punto di svolta del campionato. Due partite che diranno molto su questo campionato. La sensazione è che Baroni non regga i momenti di alta tensione. Speriamo nella personalità di alcuni uomini squadra. A te. Grazie Andrea. Allora, credo che tutti dobbiamo essere d'accordo su una cosa. Si può contestare la società, può non piacere questa società, si può contestare l'allenatore, può non piacere questo allenatore, però... Domani cominciamo a tornare allo stadio, perché soltanto chi è partecipe delle vicende della squadra forse può arrogarsi il diritto di esprimere una critica oppure un giudizio. È troppo facile dietro una tastiera criticare soltanto perché forse quel presidente ci è antipatico, perché quell'allenatore non ci piace, ma tifiamo Pescara perché tutti passano, ma resta il colore bianco-azzurro. Grazie a William Carosella, Guido Colangelo, a Luciano Marrone, Milicevic, a Luca Teseo, Francesco Di Francesco. Milicevic è il giocatore del Pescara. Ti posso chiedere una cosa freddura al volo? Sì. Qualcuno una volta disse a un amico Sembroni: dove ti collochi? Se dovesse accadere una cosa bella, tu l'anno prossimo dove ti collocherai?
Pescara e Teramo. Lui ti fa tutti e due. Lo stesso anno di Pescara e Teramo in C1. Quindi o tutte e due, o tutte e due, oppure andiamo avanti. Magari un altro anno Pescara e Teramo in Serie B. Milicio, ce lo dico io in breve, ieri è entrato in campo e ha procurato il rigore del Parigi. Era il debutto. Grazie Valerio De Carlo, grazie a Maurizio da qui, ai nostri tecnici. Ci vedremo lunedì prossimo, dopo queste due partite, vedremo dove il Pescara si collocherà. Grazie per averci scelto. Arrivederci. Il campionato degli italiani.